Buongiorno a tutti e benvenuti a questo quarto incontro promosso dall'Associazione Luca Coscioni. Prima di iniziare volevamo dare la parola al sindaco di Rocca Sinibalda perché grazie alla sua struttura e alla sua generosità siamo riusciti ad andare in onda. Noi come comune siamo stati molto felici di poter dare una mano a questa vostra iniziativa e riteniamo che insomma tutto quello che possa fare informazione corretta sia utile. Quando tutto sarà finito, vi invitiamo a venire a visitarci, naturalmente, e saremo molto felici di accogliervi. Un grande augurio di buona Pasqua a tutti voi. Famiglie. Un saluto particolare voglio dare ai relatori che oggi metteranno a fuoco in questo quarto dibattito le riforme necessarie per un sistema sanitario nazionale più efficiente, più efficace, anche dopo questo tempo di coronavirus. Una sanità organizzata sul territorio che non sradichi i vecchi dal loro ambiente, ma li sappia assistere, costa meno e porta più salute. Non deve essere nulla come prima del coronavirus. Gandhi diceva, impara come se dovessi vivere per sempre, ma ha detto anche, vivi come se dovessi morire domani. La nostra di vita sappiamola vivere il meno veloce possibile. Non ce lo insegna forse proprio il piccolissimo, infinitesimalmente piccolo coronavirus? Per anni è stato presentato il sistema sanitario lombardo come una delle eccellenze europee. Si stanno iniziando a palesare troppi limiti e disfunzionalità. Aver puntato non su un sistema sanitario diffuso sul territorio, ma sui grandi presidi ospedalieri pubblici e privati, ha fatto sì che la mancanza di controlli abbia fatto diffondere il virus oltre ogni limite immaginato. L'incapacità dei manager privati di provvedere alla salute pubblica è poi venuta fuori, in tutta la sua virulenza, nelle residenze sanitarie assistite, diventate persino le ricovero per coloro che erano già stati contagiati, sempre per aumentare il fatturato con il rimborso delle spese sostenute per gli ulteriori ospiti. Si sono però intravisti in queste settimane dei numerosi raggi di luce riguardo l'eccellenza della ricerca di nuove terapie, come in Campania ho la capacità di aver approntato nuove strutture per far fronte all'aumento dei contagiati. Tale lungimiranza non si è vista in altre regioni, dove la sanità ha mostrato i maggiori affanni, come in Sicilia, dove si continua con la propaganda fine a se stessa, gli show dei sindaci, le ordinanze da far bocciare e tanto in Calabria, dove fatalisticamente si aspetta il peggio o ci si limita a chiudere le zone rosse. L'Italia risulta essere l'ultima in Europa per posti letto, medici, infermieri in rapporto al numero di abitanti, in particolare per ciò che riguarda la terapia intensiva. In Germania, nonostante l'alto numero di contagi, i decessi sono stati inferiori e di molto rispetto all'Italia, proprio per la rete ospedaliera e i posti in terapia intensiva, ha la possibilità di fare innumerevoli tamponi per rintracciare i contagiati. Per il futuro ci auguriamo tutti che non avvengano più riduzioni del fondo per la sanità pubblica, anziché sia incrementato. Allo stesso modo va ripensato il rapporto con il privato, finora addirittura finanziato con quelle stesse risorse, sottratte ai servizi pubblici. Gli ospedali sono stati oggetto degli appetiti di troppa parte politica, che anzi li ha spartiti, come fosse un bottino. Devono prevalere altre logiche, il merito, la competenza e non l'obbedienza politica. Un servizio pubblico così essenziale come la tutela della salute non deve limitarsi a gestire il presente, ma deve programmare, anticipare, non seguire e farsi trascinare dagli eventi. L'emergenza che stiamo vivendo ha bisogno di misure sanitarie eccezionali. Nel nostro paese, dove già prima dell'emergenza la sanità era al collasso, oggi è tutto più difficile. Gli operatori della sanità che sanno andare oltre l'orario di lavoro inventano sistemi di sicurezza che non ci sono. Secondo la Federazione Italiana delle Professioni Infermieristiche, l'Italia avrebbe bisogno di 50.000 infermieri in più. Lo Stato dedica solo lo 0,2% dei 119 miliardi investiti in sanità pubblica. Per
per la ricerca della media europea che si attesta intorno all'1%. Problematiche che non possono ridursi alle polemiche sulle competenze delle regioni in materia sanitaria e competenze statali, perché anche in tempi normali di fatto lo Stato ha rinunciato ad esercitare competenze. Coronavirus mai più impreparati, questo è il titolo dell'appello che noi rivolgiamo a tutti i governi. Il testo è sul sito dell'Associazione Luca Coscioni e oggi possiamo dare la notizia della prima gravidanza da eterologa in un centro pubblico nel sud dopo 35 anni. E se anche la legge 40 ha riportato la PMA in vitro nelle strutture pubbliche, rimaneva il divieto di applicazione di tecniche eterologhe. Questa notizia rende ancora più urgenti le azioni che stiamo conducendo in tutte le regioni inadempienti affinché prevalgano i diritti alla salute che da troppo tempo con la legge 40 sono stati violati. Interrompere i trattamenti di procreazione assistita comunque determina una difficoltà aggiuntiva per le coppie che sono in lista d'attesa. Noi abbiamo dei limiti di età che non sempre sono giustificati dalla efficacia poi della terapia. Oggi che abbiamo un crollo assoluto della natalità in Italia, i dati del 2019 che erano i più bassi degli ultimi 120 anni, se sottraiamo a questo anche il 3,5% di nati che sono i nati della fecondazione assistita, crolleremo ancora di più al di sotto di ogni statistica delle nascite in Italia. Oggi la medicina narrativa si è interrotta bruscamente per la difficoltà, l'impossibilità del contatto fisico con le coppie, ma molti di noi, molte strutture, hanno riattivato dei canali di informazione, di consultazione via web, dei canali di cosiddetta telemedicina. Ebbene, noi vorremmo che questi canali di telemedicina non divenissero più l'utilizzo artigianale di piattaforme commerciali nate per altre finalità, ma potessero diventare uno strumento ufficiale del sistema sanitario nazionale attraverso il quale erogare le prestazioni in condizioni di sicurezza e di rispetto della privacy. Ci rendiamo conto che senza ricerca noi effettivamente non abbiamo risposte. E quello che mi preoccupa ancora di più è che senza risposte noi tra un po' non avremo neanche le domande. Spesso l'Europa ci è venuta in aiuto, per fortuna c'è l'Europa della ricerca, diciamo tutti noi. Forse sta suonando una campanella anche per l'Italia. La introduzione che potrebbe essere molto significativa riguarda la rimozione o riduzione dell'IVA sui costi della ricerca per appunto combattere la malattia. Insomma, noi paghiamo il 22% di IVA su ogni reagente. Diciamo che questo azzeramento dell'IVA c'è negli altri paesi. Negli altri paesi, Inghilterra, Svezia, per esempio le fondazioni americane, quando vogliono fare un investimento nella ricerca europea, più volte mi è capitato di sentire, ma se noi finanziamo ricerca in Italia abbiamo un aggravio del 22% dell'IVA. Diventa proprio inutile discutere di riapertura se ancora noi non sappiamo quando sull'intero territorio nazionale i medici avranno le strumentazioni adeguate e i test, le mascherine e tutto quello che serve per la messa in sicurezza del sistema sanitario. Il tema centrale della salute mentale che riguarda tutti in una situazione di crisi come questa. Questi sono impegni che è la politica che si deve e che si può prendere. La democrazia purtroppo viene vissuta come una perdita di tempo e in realtà la democrazia, i passaggi in Parlamento, aiuterebbero proprio chi ha delle responsabilità di governo e di potere a rendere conto pubblicamente delle loro scelte e di sottrarsi alla logica della rissa. È stata incardinata al Parlamento europeo e sarà discussa la petizione sottoscritta da migliaia di cittadini per chiedere non solo nell'immediato ma anche in prospettiva una gestione comune europea della prevenzione delle pandemie e delle politiche pubbliche in materia di sanità. È proprio sulla ricerca scientifica che si può trovare in Europa un maggiore consenso
nell'investimento di risorse anche attraverso debito, perché le risorse investite nella ricerca scientifica ritornano da un punto di vista sociale, da un punto di vista della qualità della vita, ma rientrano anche da un punto di vista economico. Il diritto alla scienza significa il diritto a godere dei risultati del progresso scientifico e delle sue applicazioni, inteso come diritto umano fondamentale. Si potrà a pieno titolo discutere di scienza, che è uno dei modi più alti per discutere anche di politica. I comitati, le agenzie per la ricerca, che devono essere formati da personalità scientifiche che non devono essere di nomina politica. Secondo noi la modalità con cui vengono erogati i fondi dello European Research Council deve rimanere quella che è, cioè si deve finanziare cose che vengono proposte dagli ricercatori e non diciamo imposte o comunque proposte dal centro verso la periferia. Alcuni hanno fatto notare che non esiste l'Organizzazione Mondiale della Ricerca. Non è detto che centralizzare anche qua sia la soluzione migliore, ma grazie al nostro essere reali e virtuali quotidianamente, la condivisione, la cooperazione, il coordinamento di molte attività che avvengono di qua e di là del pianeta sicuramente potrebbe essere un modo di rispondere a tutto questo. E noi abbiamo ottenuto la sequenza del virus grazie a uno sforzo di collaborazione internazionale, ma soprattutto grazie all'attività dei ricercatori cinesi, in una settimana e mezzo. Cioè, cosa significa aver ottenuto la sequenza genetica del virus? Significa che i famosi kit di monitoraggio delle persone infette sono stati pronti in 2 settimane. Per esempio, se guardiamo la SARS, ci si era arrivati in 3-4 mesi ad avere un kit PCR valido, funzionante. Uno sviluppo rapidissimo di queste tecnologie e una condivisione in tutto il mondo di queste informazioni ha permesso di rivelare in maniera omogenea ovunque il virus. Sapere che il virus ha una certa porta d'ingresso all'interno delle nostre cellule significa dire potere, per esempio, sviluppare vaccini che siano diretti ad impedire questo ingresso. Soprattutto però è andata a recuperare alcuni farmaci di cui si sapeva, diciamo, della possibile efficacia su altri coronavirus e a tentarli immediatamente su questo nuovo coronavirus. Naturalmente si tratta di una ricerca scientifica giovanissima che quindi è suscettibile sia di errore, sia di evoluzione che di cambiamenti. Senza una ricerca scientifica che ha contato per la prima volta su una collaborazione estensiva con la Cina e su uno sforzo internazionale, noi non sapremo neanche ancora oggi forse come cercare il virus. Ne abbiamo esempio proprio su 3 antivirali, che sono il ritonavir, l'opinavir e l'ultimo che è arrivato, che è un altro antivirale della Johnson & Johnson, in cui addirittura la stessa azienda ha fatto gli esperimenti in animale, oltre che le prove cliniche in uomo, e ci ha detto, l'azienda stessa, collaborando con la comunità scientifica mondiale, ci ha detto, guardate, questo farmaco contro HIV non funziona nei casi di Covid umano. Se noi non facessimo così, ci ritroveremmo ben presto nelle mani dei curanderi, che già si affacciano. La ricerca scientifica ha anche il compito di fare da argine contro questa marea montante di attentati alla nostra salute. Purtroppo anche oggi vedo bozze di decreti annunciate su Repubblica con elenchi di attività che devono essere riaperte e date per la riapertura, e se uno poi si va a leggere la bozza di decreto, non trova traccia in questo decreto dell'organizzazione di una rete di sorveglianza che sia in grado di scatenare risposte di test rapido, immediato, laddove si accenderanno nuovi focolai, che si accenderanno. Non trova traccia dell'organizzazione di una medicina domiciliare che possa servire a tenere il più possibile scarichi gli ospedali. Prima di riaprire e prima di dare date di riapertura ci sono delle precondizioni. In questo momento non ci viene presentato nulla che possa evitare un nuovo picco. Per riavere nuovi focolai bastano 2-3 settimane dalla riapertura. Non possiamo portarci sulla coscienza i futuri morti e i futuri ospedalizzati e le future crisi semplicemente perché corriamo a riaprire. Sono delle evidenze che si costruiscono in corso d'opera, no? È come
come dire, è costruire un aeroplano mentre l'aeroplano vola. Quindi è ovvio che di errori se ne possono fare tanti. E per la scienza è molto difficile comunicare l'incertezza, perché la politica non accetta incertezze nel momento in cui deve prendere un bivio, andare a destra o andare a sinistra. L'analogia più forte che noi abbiamo è del 1918, cioè è la spagnola, cioè l'unico virus che assomigli lontanamente a questo è il virus H1N1 influenzato dalla spagnola. L'Italia, questo l'ho ripetuto più volte, da nazione di allenatori di calcio si è trasformata in una nazione di modellisti matematici. Questo benedetto bollettino di guerra delle 18 che ha creato da una parte una reazione isterica della stampa. Quanti sono i morti? Ma sono più e meno di ieri. E i guariti? Ma i guariti sono veri o sono falsi? Perché non si è fatto altro che trasferire quelle che erano dei numeri che venivano da un sistema di sorveglianza. Cioè quello che noi comunichiamo nel famoso bollettino delle 18 è un certo numero X di tamponi positivi, non di malati, neanche di malati, ma di tamponi positivi. Un elemento di valutazione scientifica che ha dei limiti di confidenza spaventosi, che è completamente diverso da una regione all'altra, che dipende moltissimo dalla qualità del sistema di sorveglianza, è divenuta addirittura un tema di dibattito, ha riempito le pagine dei giornali e ovviamente un tema di scontro politico. Purtroppo manca, secondo me, quella capacità diffusa in Italia dell'opinione pubblica di capire che cos'è la scienza. 100 casi Covid al sistema di sorveglianza non vuol dire 100 casi Covid, vuol dire che ci sono state 100 persone che hanno fatto il tampone, questo tampone è stato trasportato 3 giorni fa ad un laboratorio, questo laboratorio dopo 2 giorni ha comunicato il dato ad un altro sistema e questo sistema forse l'ha comunicato alla protezione civile. La complessità della scienza, che è molto difficile da comunicare, è che nel momento in cui la complessità diventa un elemento di cronaca, l'opinione pubblica viene confusa. Ora la gente veniva a chiedermi, sì ma professor Lopalco, ma quando arriva questo picco? La mia risposta era, ma come non ve ne siete accorti che il picco è già passato? Il politico in qualche maniera in questa marmellata di informazioni può tirare la coperta dove vuole, tanto appunto se l'azzecca l'ha azzeccata lui, se non l'azzecca hanno sbagliato gli scienziati. Il tampone non è un metodo di prevenzione. Un tampone negativo in questo momento, numero uno, di falsi negativi ne stiamo vedendo a bizzeffe. Polmonite Covid, che ha risposto al trattamento Covid e che era ripetutamente negativa ai tamponi. Io me lo ricordo questa stessa faccenda negli anni 80 con l'AIDS. Si parlò finalmente di precauzioni universali, considerando tutti i pazienti potenzialmente positivi all'HIV. Oggi, in situazioni epidemica, tutti i pazienti dovrebbero essere considerati potenzialmente portatori del virus. Tamponi per tutti. Dobbiamo fare il tampone a tutti perché così mettiamo in sicurezza la nazione. No, attenzione, la nazione non si mette in sicurezza in questa maniera. E quella complessità a cui, diciamo, i ricercatori sono abituati, il politico non la sa gestire. Il rischio zero non lo può garantire nessuno. Cioè, il rischio che ci sia un ritorno di fiamma è dietro l'angolo. Si può minimizzare il rischio. Nessuno sta parlando di formazione. Perché? Perché è complicato. Fare formazione costa. Nessuno sta parlando del fatto che non serve un unico intervento, ma una serie di interventi. Il lavoratore non lo mette in sicurezza col tampone. Il lavoratore lo mette in sicurezza riprogrammando i percorsi della fabbrica. Dare dispositivi di protezione individuale. Per esempio, eliminare le mense. Gli scanner della temperatura all'ingresso. Come faccio a fare un titolo di giornale su questo? Il termoscanner salverà l'Italia? No. Un foglio di plexiglass davanti alla cassiera salverà l'Italia? No. La ristrutturazione del mondo del lavoro, pesantissima, lunga, che non si fa in 2 settimane, la sorveglianza sul territorio. Una sorveglianza sul territorio che laddove c'è funziona e ha funzionato, non si costruisce in 2 settimane. La tutela della salute rientra dal 2001 nelle materie cosiddette oggetto di competenza concorrente, cioè in cui lo Stato detta le norme di principio e le singole regioni dettano le norme di dettaglio e si occupano dell'amministrazione. Lo Stato ha competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia anche di diritti sociali. La sanità impegna circa l'80% delle sue risorse
di ogni singola regione, con qualche differenza, ma si tratta sostanzialmente di trasferimenti statali, quindi poca autonomia e poca responsabilizzazione delle regioni. Tutti i conflitti sono finiti ai giudici, e soprattutto al giudice costituzionale, senza che esistano, come esistono invece in altri ordinamenti, luoghi istituzionali di compensazione. Penso al solito Senato delle Regioni, ma mille altre soluzioni si possono immaginare, nei quali questi conflitti vengono effettivamente gestiti. Tutto questo poi è esploso nella pandemia di oggi, sia nelle ricette fai da te delle regioni, ma sia anche nelle reazioni del centro, si vede come questi temi, che erano già presentissimi nella normalità, siano diventati, insomma, un limite poi a certe soluzioni concrete nel momento del più drammatico della pandemia. È emerso davvero la necessità di un sistema maggiormente integrato, di un potere centrale con una funzione di guida, di coordinamento assai più marcata di quella che aveva oggi. Probabilmente la governance deve essere europea, ma certo non molisana o abruzzese, con tutto l'affetto che ho per queste regioni. Le sperimentazioni fatte su scala regionale, al di là dell'inefficienza, hanno in tanti casi poi dimostrato, insomma, una permeabilità di queste istituzioni agli stamina, alle ricette miracolose che vengono dalla gente del territorio. Sono dei temi che non possono essere regionali, appunto i grandi studi, le demografie, il problema delle migrazioni anche, non possono essere regionali. E dall'altra, lo ripeto, la presenza di istituzioni che possano creare un dialogo tra Stato e Regioni migliore di quello di oggi, perché in alternativa mi pare che se tutto ritorna sempre a livello giudiziario, a livello di conflitto tra poteri, il sistema rimarrà incastrato e la lezione, diciamo, dell'emergenza mi sembra che sarà una lezione sprecata. E dal primo marzo invece, come dire, c'è stata la presa di coscienza della gravità della situazione e gradualmente siamo andati verso una fase di chiusura che i sindaci hanno dovuto gestire. Voi immaginatevi dei 10-12 decreti che sono stati fatti, 15 ho perso il conto, ogni decreto, noi la sera a mezzanotte siamo dovuti stare sui social a spiegare ai cittadini che cosa succedeva il giorno dopo. In questo caso spesso e volentieri il reddito è zero dalla mattina alla sera, di attività che non avevano mai avuto questi problemi, dai ristoranti agli hotel, ai barbieri, alle parrucchiere, al piccolo artigiano, cioè reddito zero. Non c'è fase 2 se l'Italia non è in grado di produrre quotidianamente milioni di mascherine e milioni di guanti, perché la fase 2 è lavoro sicuro. Attenzione che, diciamo, gli scienziati che litigano sono quelli che si vedono in televisione litigare. Questo non vuol dire affatto che gli scienziati che si vedono in televisione rappresentino la posizione della comunità scientifica, perché la televisione è fatta per accentuare certi aspetti. Nei famosi comitati o task force o tutti questi organi che vengono creati ad hoc, le persone che ci sono dentro sono nominate non solo sulla base delle loro competenze scientifiche, ma anche perché sono graditi a qualcuno, quindi quelle persone sono portatrici anche di altri interessi, spesso rappresentano una selezione di tutte le possibili posizioni, invece che rappresentare in maniera pesata qual è la posizione prevalente. Tanto per dire un esempio, la famosa storia sarà poco più di una banale influenza, se uno l'andava a prendere nella comunità scientifica mondiale sarà stata rappresentata dall'uno su un milione dei ricercatori della comunità scientifica mondiale. Sono 12 anni, da fine 2008, che non c'è in Italia il piano sanitario nazionale. La prima decisione di tutto il sistema più importante è quella di allocare le risorse nei tre settori, prevenzione, giusto appunto, ospedali e territorio, nella maniera più opportuna. L'altra funzione del livello centrale è quello di verificare che le regioni erogano i servizi per cui ricevono i finanziamenti, che sono 120 miliardi l'anno, sono il 9% del PIL. La misura di questi livelli essenziali di assistenza è fatta per decreto ministeriale da un comitato che è composto per il 50% dalle regioni, cioè coloro che devono essere controllati fanno parte dell'organo di controllo. Quello che emerge, sembrerebbe emergere, quindi ci vorrà un'analisi più approfondita, però è che
alcuni ospedali quantomeno sono stati la concausa dell'epidemia. La differenza fra la mortalità in Germania e quella della Lombardia, c'è un fattore tra 1 e 50. Tutti hanno detto sempre l'eccellenza, l'eccellenza, se lo ripetono da soli, ma questa è un'altra questione sulla valutazione che adesso non c'è tempo, non la faccio. Però, diciamo, questa questione degli ospedali, alcuni ospedali in Lombardia, è una questione che va affrontata al momento opportuno, dovrà essere affrontata e studiata molto bene. Abbiamo verificato la vulnerabilità del nostro sistema, in particolare la sua frammentazione in diversi sistemi sanitari. Non è possibile affidare alla lotteria del codice postale la possibilità di esigere dei diritti costituzionali come quello alla salute. Poche informazioni chiare su quelle controverse. Vi sono i forum dei professionisti che necessariamente devono confrontarsi. Estendere questi forum alla popolazione generale non fa altro che confondere le idee. Basti pensare alla isteria di massa causata da alcune informazioni all'inizio di questa epidemia, che ha determinato l'assalto ai supermercati con la concentrazione in spazi ristretti di numerose persone, che è poi la condizione nella quale il virus ha maggiori possibilità di trasmettersi. Non ci si prepara all'evento sismico nei giorni successivi. Ci si addestra a cosa fare nel momento in cui questo evento si manifesti. Oggi raggiungere un adolescente, raggiungere un giovane, non lo si fa più con la carta e la penna. Per quanto tempo ancora potremo andare avanti con un approccio di tipo prescrittivo? E quanto non sarebbe invece utile iniziare a lavorare sul tema della responsabilità individuale e dei valori normativi sociali. Basta una sfumatura diversa, non tanto da parte nostra quanto da parte dei politici, ma poi anche di chi racconta cosa hanno detto i politici, per provocare delle grandi reazioni nella popolazione. Cerco sempre di non parlare solo del coronavirus, di non parlare solo della pandemia in atto, ma di unire la pandemia a tutta una serie di problemi che comunque noi abbiamo raccontato sempre negli anni e che continuano ad esserci. Per esempio, ieri buona parte del mio pezzo in particolare è stato dedicato all'anniversario del terremoto dell'Aquila. Sono passati 11 anni e là comunque quel problema, quell'esperienza, quella ferita è sempre presente, presentissima. In più c'è la quarantena del coronavirus in questo paesino del nord del Perù. Diceva qua il coronavirus è un virus per ricchi, e qua la distanza sociale ci si prende in giro se si chiede a delle persone che vivono in spazi molto ristretti una sopra l'altra di mantenere una distanza sociale. Chi cerca di far rispettare le regole è un esercito che opprime costantemente il popolo peruviano e deve convincere queste persone con le armi che lo sta facendo per il loro bene. Voglio dire, anche qui parlando di diritti, di libertà di ognuno, è una situazione abbastanza che impressiona. Dice, queste persone, i poveri in questo caso, sono carne per il Covid. E poi cosa vuol dire lavoro essenziale? Essenziale per chi? Cioè, o tutti i lavori poi alla fine sono essenziali per chi li fa, no? Abbiamo detto sempre che il lavoro nobilita l'uomo. Nel momento in cui faccio un lavoro non essenziale mi sento pure un po' scemo, cioè fino a ieri pensavo fosse essenziale, almeno per me. Paradossi politici, se pensate che ne so, i messicani che non vogliono più gli americani in Messico, cioè adesso sono i messicani che alzano il muro verso il Messico, verso gli Stati Uniti, scusate, perché? Perché negli Stati Uniti ci sono tanti contagi, l'Angola rifiuta gli italiani, sì, cioè l'Angola paradossalmente in quel momento aveva più argomentazioni di quante ne abbia mai avuto l'Italia per rifiutare gli africani. Riuscire a restituire tutta questa complessità è difficilissimo, e ognuno cerca di farlo come può, non lo so se ti ho risposto, boh. Questa opera di responsabilizzazione non può avvenire con messaggi freddi e burocratici. È importante che avvenga anche raccontando le storie. Il ruolo dei media in generale nel realizzare vera e propria formazione. Ecco, la formazione invece è quel meccanismo sistematico attraverso il quale noi ci abituiamo ad adottare dei comportamenti quasi in maniera
automatica. Se camminiamo per strada e incrociamo una persona, oggi è sempre più frequente vedere persone che prendono una distanza. Soltanto lo sguardo critico della persona che tu incontri non vestendo la mascherina possa esercitare su te una funzione di ricordo della norma che tu devi rispettare. È tutto vero, poi ovviamente ci sono gli eccessi, no? In questi giorni c'è anche un po' questa deriva poliziottesca, per cui c'è la gente che ti indica subito come se fossi l'untore di questo ragazzo che correva da solo sulla spiaggia di Pescara, insomma il poliziotto che gli correva appresso, una scena da film. Tra l'altro è stato sanzionato con 4.000 euro questo ragazzo. Per carità, se ci sono delle norme da rispettare vanno rispettate, ma adesso veramente ci sono le persone che ti indicano dalla finestra, c'è veramente paura a sbagliare qualche comportamento. Comunque condivido ovviamente quello che si diceva, è sempre la misura che è la cosa più difficile. Quando si parla di responsabilità personale è tutto lì, ecco, quello, cioè, il livello di formazione che uno ha da prima della pandemia. E quando diventi sceriffo, io vedo tutti questi video che poi noi mandiamo, anche perché hanno degli effetti inevitabilmente comici, di questi sindaci, alcuni che si sono proprio fatti prendere la mano e non vedevano forse l'ora di poter contare qualcosa e vanno a caccia di persone. La fase 1 ormai ce l'ho chiara, ho capito cos'è. La fase 3 più o meno, diciamo che me la ricordo, era quella di un mese e mezzo fa, no? Quella dove questa riunione magari l'avremmo fatta in un posto, che ne so, al ristorante, e adesso non si può. La fase 2, che è la terra di mezzo, è quella che proprio mi preoccupa più di tutte, perché quella veramente è affidata molto alla responsabilità personale. Ho la sensazione che la gente abbia già capito che è finita. E liberi tutti, è cominciata l'estate e esce, in giro c'è più gente oggettivamente. Posso essere d'accordo sul fatto che sia importantissimo non obbligare le persone a vaccinarsi con le armi, ma cercare di convincere con informazione scientifica corretta. La quantità di medici che si è infettata non è mica normale, non è che in tutte le epidemie avviene così. Siamo il paese col maggior numero di operatori sanitari infettati, sono stati abbandonati a se stessi. Siamo tra i paesi OCSE uno dei paesi che ha la percentuale più bassa sulla spesa sanitaria destinata alla medicina preventiva. So anch'io che se fai un tampone negativo non ti dà certezza sul futuro, ma proprio dall'esperienza dell'AIDS mi viene che se fai un tampone che è positivo, allora quel medico, quell'operatore sanitario non va a lavorare. Se oggi noi facessimo i tamponi sui servizi sanitari della Lombardia avremmo tanti di quei medici operatori sanitari che dovrebbero stare a casa e costituiscono un pericolo per i colleghi e per i pazienti. Prima di cambiare le regole del gioco nella sanità tra regioni e Stato, che siano rispettate le leggi vigenti. Perché è importante dotarsi di un piano sociosanitario regionale? Primo, perché ha una visione di lungo periodo, di 5 anni, che per legge deve partire dagli indicatori dei bisogni di sanità dei cittadini, ma con dei passaggi democratici. Sente i responsabili della salute dei cittadini, che sono i sindaci, le associazioni di categoria, le associazioni dei pazienti, le società scientifiche, e insieme si delinea questo piano, perché è molto più comodo per regione andare avanti in decretazione di emergenza con una delibera annuale, la delibera delle regole, che l'assessore può scrivere chiuso nel suo palazzo, contrattando in maniera non trasparente quali sono le priorità, e poi quel documento annuale, che di fatto distribuisce risorse per 20 miliardi di euro l'anno, viene pubblicato, passa una settimana in commissione sanità che deve sostanzialmente ratificarlo e poi diventa ufficiale. Che i primi casi di sintomi strani di polmoniti atipiche loro li hanno individuati 36 giorni prima di Codogno, del caso 1. 36 giorni non è arrivata alle orecchie dell'unità di crisi. Un reale studio non c'è. Mi limito a riferirvi l'esperienza di questo collega, che ha potuto abbattere, per quello che so io, a zero contaminazione all'interno della casa di riposo, grazie alla pratica del lavaggio, che è molto semplice: acqua salata, perché direttamente nel naso l'acqua dolce è fastidiosa, si aspira mettendone un po' nell'incavo della mano da un lato,
dall'altro. Dottor Frutti, io la ringrazio, non voglio essere scortese nell'interromperla, però noi come associazione Coscioni dobbiamo mantenere, soprattutto nella indicazione negli incontri pubblici, delle indicazioni che siano anche un po' validate da un punto di vista della ricerca scientifica. Quando Filomena Gallo ha ricordato all'inizio che pur essendo una sentenza della Corte Costituzionale, avendo aperto la strada alla fecondazione eterologa, in realtà questa strada era chiusa fino ad oggi totalmente in buona parte dell'Italia, perché era chiusa nel sistema sanitario nazionale. Non stiamo parlando di una considerazione convegnistica, ma di una lotta con la quale Filomena ha portato, grazie anche al presidente della Campania De Luca, a far nascere un bambino, detta nel modo più semplice, che altrimenti non sarebbe nato, e comunque a sbloccare una situazione. Quando nel dibattito di oggi è emersa la necessità che per questa fase 2 famosa ci sia la messa in sicurezza del sistema sanitario, non solo da un punto di vista epidemiologico, ma anche da un punto di vista della salute mentale, le cose che ha detto Starace, questi per noi sono impegni di azione politica, non sono semplicemente considerazioni astratte che facciamo per un gusto intellettuale. Allora, le cose che si possono fare sono tante. La possibilità di firmare la petizione EU Can Do It al Parlamento Europeo per una gestione europea della crisi, la possibilità di iscriversi all'Associazione Luca Coscioni, di sostenere le attività, la possibilità di ritrovare questi dibattiti e anche altri approfondimenti sul canale podcast dell'agenda Agenda Podcast dell'Associazione Luca Coscioni, la possibilità di fare domande all'intelligenza artificiale per le libertà civili, cheatbot.it. Tutte queste sono iniziative politiche che cerchiamo di incardinare con il metodo della trasversalità e anche della non violenza e della disobbedienza civile. Continuate a condividere anche la pagina a Facebook dell'Associazione Luca Coscioni e il canale YouTube. Ci vediamo sabato prossimo. Ricordatevi di sanificare le feste e quindi buon proseguimento di questi 2 o 3 giorni di lockdown pasquale. Arrivederci. Non andate in chiesa, non andate in chiesa. Anche il Papa si aggiunge all'invito di Michele Usuelli, avendo più o meno lasciate deserti a tutti. Stampata anticlericale, ma con religiosità, di Michele Usuelli. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.